Allora, siamo con Didier Leborgne qui nel negozio di Milano che sta testando i guantoni Adidas modello Ultima Anti-Shock, guanto creato per ovviamente per il pugilato, ma anche gli sport da combattimento in generale. Cosa ne pensi, Didier, di questo nuovo guanto Anti-Shock dell'Adidas? Sono abbastanza convinto, l'estetica non è male, sono abbastanza confortevole per allenarsi, per fare un buon allenamento di qualità. Penso che i ragazzi troveranno questo guantoni molto, si troveranno molto a loro agio con questo guantoni. Lo posso anche io tranquillamente consigliare. Senti, com'è la chiusura e soprattutto come lo provi come calzata, ecco. No, lo trovo bene, tutto abbastanza bene finito. Ovviamente si deve guardare un po' vedere un po' all'uso co come va, ma mi sembra un buon guantoni che protegga bene, si può chiudere la mano facilmente, quindi avere un appostamento dentro il guantoni di corretto, e va benissimo per insegnare ai ragazzi a tenersi bene con le mani Senti, chiuse. quando tu tieni uno stage, quante ore tieni il guantone? Perché questo è anche un dato importante. Sì, molto importante. Allora, io per scegliere un guantoni che uso nei stage, parto sempre sulla base che vado ad avere le mani chiuse dentro il guantoni per 3 ore prima di ritirarlo. Se riesco a essere confortevolmente dentro il guantoni per 3 ore, vuol dire che è un guantoni di qualità, che mi sento bene. Dopo all'uso per fare lo sparring, per fare il pow, dobbiamo vedere come ci troviamo bene dentro. È veramente che questi guantoni, devo confessare che non li ho ancora usati, ho solo provati e sono bene dentro. Dopo l'allenamento vi dirò come mi trovo Adesso con parte questi il test e guantoni. ci vediamo allora tra un mese. Grazie Tra un Didier. mese.